I rumor si sono rivelati fondati anche questa volta. Square Enix ha mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy VII Remake in occasione del concerto musicale A Symphonic Reunion, tenutosi a Los Angeles nel corso della nottata. Proprio durante l'evento dedicato alla performance artistica è stata rivelata anche un'informazione chiave dell'avventura pubblicata originariamente su PSX. Ma prima di proseguire, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere neanche una notizia in arrivo dall'evento americano più importante dell'anno. Tornando al trailer trasmesso durante il concerto, questo non solo ha permesso di dare uno sguardo più esteso al filmato a cui avevamo assistito nello scorso State of Play di PlayStation, ma ha rivelato la data di lancio di Final Fantasy VII Remake. Il primo episodio sarà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il 3 marzo 2020. Dopo aver scatenato una fragorosa gioia tra il pubblico che ha assistito al concerto, siamo certi che il publisher nipponico diffonderà ulteriori informazioni sul gioco nel corso della sua conferenza alle 3 2019, prevista per martedì 11 giugno alle ore 3 italiane. Ricordiamo infine che il concerto era organizzato proprio dall'azienda giapponese, che ha deciso di rivelare queste informazioni al pubblico. Si tratta quindi di annunci ufficiali, e chissà che non venga chiarito successivamente anche il periodo di uscita del secondo episodio. Non ci resta che attendere l'appuntamento dedicato a Square Enix, che come di consueto verrà commentato in diretta dalla nostra squadra presente a Los Angeles sul canale Twitch di EveryEye.it. Anche voi attendete Final Fantasy VII Remake? Avete giocato l'opera originale o siete rimasti catturati dalle ultime apparizioni del titolo? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.